Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Volevo parlarvi di una cosa molto importante. Siccome per un bel po' non farò delle drum cover, allora volevo introdurvi in un paio di cose molto interessanti per i batteristi e soprattutto molto importanti per il sound della batteria, ma anche della band in generale. La prima cosa molto importante, secondo me, è la scelta del rullante. Ebbene sì ragazzi, la scelta del rullante, perché il rullante si dice che sia la voce della batteria ed effettivamente è un po' così, perché la sua scelta contamina il sound della band. Ci sono molte band che poi voi potete riconoscere dal suono del rullante, quindi è una caratteristica fondamentale, e siccome è una caratteristica fondamentale, voi per primi dovreste scegliere un rullante con la massima cura. Cioè il vostro rullante è la prima cosa che parla del vostro sound e del sound della vostra band. Cosa ho fatto in questo video? In questo video ho preso 10 rullanti diversi, sia per materiale, per costruzione, profondità, tipi di pelle, e li ho paragonati nella stessa traccia addirittura con due accordature diverse, quindi una medio alta e una medio bassa, giusto per avere una grossa differenza. E ho anche utilizzato due microfoni diversi, nel primo caso il solito 57, famosissimo SM57 della Shure, e nel secondo caso un Beta 58, per avere proprio due fonti sonore diverse nonostante l'accordatura sia uguale. Cosa succede? Messa sopra una base, in questo caso è stile funk rock, vedrete quanta differenza si ottiene semplicemente cambiando il rullante, o addirittura semplicemente cambiando l'accordatura del rullante. E una di queste cose da non sottovalutare è proprio: con lo stesso rullante si possono ottenere un miliardo di suoni. Quindi io vi propongo qua 10 rullanti, ognuno diverso dall'altro. Vi descriverò brevemente le caratteristiche all'inizio di ogni dimostrazione. Durante la registrazione del rullante non ho utilizzato compressori, perché il compressore è un effetto che va a modificare parecchio il suono di un rullante, quindi c'è un minimo di equalizzazione, ma non ci sono altri effetti che cambiano particolarmente il suono. Dai, si parte tutti insieme. Il primo rullante che vi presento è un mitico Yamaha Recording Custom degli anni 80 in acciaio, 14x5, con una pelle Evans G2 sopra. Una cosa molto importante, questo rullo è stato uno standard negli studio, proprio perché ha tutto quello di cui ha bisogno un rullante, cioè ha abbastanza attacco ma non invadente, ha delle buone armoniche e il volume è sostenuto ma non difficile da controllare. Allora vediamo il primo esempio con l'SM57. Vediamo adesso lo stesso esempio col Beta 58. Vediamo adesso lo stesso esempio col SM57.
e quindi vediamo la stessa accordatura ma col beta 58. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, ci vediamo nel prossimo video con un altro grandissimo rullante Tama Super Classic. Alla prossima raga, e ricordatevi sempre di suonare a manetta.